grazie innanzitutto per l'invito e partirei da alcune riflessioni che mi arrivano così interiormente, diciamo in modo abbastanza diretto rispetto allo stimolo importante ricevuto. E ci sono due dati che nella mia attività ormai di lungo corso di formatore, diciamo, e anche di persona che si è dedicata dal 1998, diciamo, ad oggi come responsabile tecnico del CPV all'avvio di nuove imprese, quindi a tutta l'attività, diciamo, di formazione, di assistenza, di consulenza agli aspiranti imprenditori e neoimprenditori, ci sono sempre stati due elementi che mi hanno sempre molto colpito. Allora, il primo è questo, che una parte molto consistente delle persone che fanno un'attività per avviare un'impresa, alla fine del percorso formativo rinunciano all'idea, diciamo, imprenditoriale, perché capiscono e comprendono naturalmente, attraverso l'attività che hanno fatto, che quell'idea non avrebbe portato alla creazione di un'impresa solida che sarebbe rimasta nel tempo. Infatti io attribuisco a questo aspetto, cioè al fatto che il 30% delle persone che partecipano a queste attività poi non, come dire, abbandonino l'idea imprenditoriale, una valenza sociale molto importante, perché avviare un'impresa senza poi naturalmente avere la possibilità di tenerla in piedi e di portarla avanti è un costo sociale notevolissimo, sia per le persone, diciamo, sia molto spesso anche per le famiglie. Questo mi fa anche dire, e mi farebbe mettere un focus molto importante sulla formazione, perché effettivamente, come dire, l'attività di nascita di un'impresa io credo che abbia anche bisogno di un confronto tra quello che è l'idea imprenditoriale e poi quello che può essere un business plan sostenibile, affiancato anche da un aspetto credo molto importante. Ho visto nelle attività che quando magari queste attività sono accompagnate effettivamente dalla presenza magari di imprenditori che hanno un'azienda già, diciamo, che funziona e che in qualche modo possono fare da tutor o da mentor, diciamo, dell'aspirante imprenditore, anche questo credo che sia una cosa molto importante. Quindi è molto vero che il confronto, diciamo, in questo contesto credo che possa portare a dei buoni risultati. L'altro aspetto che mi ha sempre sorpreso, anche se questo non è proprio direttamente collegato, diciamo, all'avvio di impresa, è questo. Voi sapete che il sistema delle camere di commercio, CPV, è un organismo, diciamo, che è nato nel 1955 per volontà, diciamo, della Camera di Commercio di Vicenza. Bene, il sistema camerale svolge questa indagine sulle intenzioni, diciamo, di assunzione da parte delle imprese italiane. È un modello molto importante e raffinato, così importante che anche altri paesi dell'Unione Europea lo hanno fatto loro. E cosa viene fuori da questa indagine che viene fatta sulle aziende, sugli imprenditori, che quindi dicono nei 6 mesi, nei 12 mesi successivi se pensano di assumere o non pensano di assumere, e cosa e chi e quali figure naturalmente pensano di assumere. La cosa che mi ha sempre turbato è che il 20% delle figure che gli imprenditori cercano non le trovano. Naturalmente, facendo il formatore di professione, mi sono sempre detto bisogna veramente che tutto il sistema, non solo quello della formazione, anche quello dell'istruzione, diciamo, apra un cantiere importante per cercare di capire che tutto sommato ci vuole un'azione preventiva di orientamento all'imprenditorialità e alla professione che faccia sì, come dire, che i giovani, che sono, io non parlerei del futuro della nazione, ma sono il presente, diciamo, dell'azione, cioè se i giovani non funzionano, non trovano posto di lavoro,
non mettono in piedi imprese vuol dire che una nazione non ha domani. Io sono anche di estrazione statistica e quindi ho veramente dei modelli statistici sull'abbattimento, voglio dire, della ricchezza della nazione se tu penalizzi, diciamo, le nuove generazioni. Allora, quello che credo emerge in modo molto importante è che naturalmente ci sono anche, io cerco sempre di voltarla al positivo questa riflessione, cioè di dire ci sono veramente degli spazi molto 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 importanti, cioè perché ci vuole una grande azione di orientamento alle professioni, diciamo, e all'imprenditorialità, e questo fa da tamiso, cioè nel senso di dire lascia molte schegge, molte polveri, in qualche maniera fa passare la parte buona. Dall'altro lato, chiaramente, tutto questo deve essere anche naturalmente supportato sul piano della qualità, sul piano della formazione, sul piano di quelli che possono essere i servizi, eccetera. Noi viviamo in un territorio in cui, non dico che è una specie di isola felice, ma insomma l'Italia è fatta molto a macchia di leopardo. Certamente il nostro è un territorio dove ci sono esperienze molto importanti dal punto di vista della formazione, dal punto di vista dei servizi, penso alle azioni, alle associazioni di categoria, penso a tanti altri enti appunto di formazione o anche di consulenza che fanno naturalmente il loro lavoro fino in fondo. Qui la mano pubblica negli ultimi 2 anni ha fatto delle cose veramente importanti, perché qualcuno di voi avrà presente il bando della Regione Veneto, quello, diciamo, dello scorso anno, del 2013, in cui poi alla fine della fiera la Regione ci ha messo 20 milioni di euro sull'imprenditoria giovanile e sull'imprenditoria femminile, e ha fatto anche un'istruttoria di una, come dire, di una facilità persino inquietante per certi versi, cioè nel senso che ha cercato veramente di non mettere il bastone, come dire, cioè il paletto burocratico, e i risultati, ancorché l'iniziativa ovviamente sia ancora in corso, nel senso che la Regione ha stanziato i soldi e li ha dati, ovviamente adesso sono nella fase della rendicontazione, però il risultato sul numero, sul rapporto fra aziende create, voglio dire, e aziende che hanno fatto la domanda è molto alto, e aziende che vanno alla rendicontazione anche, quindi vuol dire che si sono messe in piedi e così via. Ecco, credo che ogni tanto la mano pubblica debba dare queste, perché lì effettivamente c'era la possibilità di avere non solo, diciamo, tassi agevolati, ma anche un contributo in conto capitale molto importante. Perché, ecco, l'altro tema che naturalmente dobbiamo tenere presente è che queste aziende, diciamo, che nascono, è importante che siano delle aziende che hanno un'idea imprenditoriale, che abbiano una loro solidità e che pensino anche ad un loro sviluppo. Non voglio dire che dovremmo essere californiani. A me ha colpito molto un intervento di Federico Faggina agli studenti della Facoltà di Economia dell'Università di Verona, mi riferisco al Polo Vicentino, comunque, quindi a Vicenza, in cui raccontava come funziona il finanziamento delle idee imprenditoriali in California, dove ogni sera ci sono dei luoghi in cui i giovani vanno ad esprimere la loro idea imprenditoriale e naturalmente trovano delle persone che non mettono 5.000 euro, 10.000 euro, mettono centinaia di migliaia di euro, voglio dire, su queste idee imprenditoriali. È fuori dalla nostra cultura, diceva appunto Federico Faggino, è inimmaginabile, voglio dire, che da noi accadano queste cose, però certamente io credo che, a parte la mano pubblica, penso che sia comunque importante anche un coinvolgimento dei soggetti privati, cioè favorendo una mentalità che può essere quella che anche l'imprenditore o comunque il venture capitalist, cioè uno che vuole mettere quattrini, voglio dire, nelle nuove imprese, non pensiamo che non ci siano. Se volete ve ne presento qualcuno vicentino o anche dell'Alto Vicentino, voglio dire, no? In cui naturalmente ovviamente i giovani possono trovare sia la sponda, come dire, un po' del tutoraggio e del mentor, e dall'altra parte però magari anche un aiuto nella capitalizzazione, perché io resto convinto che
le imprese di successo si creano su due condizioni, che potrebbero essere anche disgiunte per certi versi. Cioè l'idea, naturalmente, che deve essere un'idea buona, un'idea forte, da un lato, e dall'altro lato ci vuole un minimo di investimento, che investimento vuol dire quattrini, vuol dire però anche investimento ovviamente personale. Quindi tutto ciò che ha a che fare con le reti, tutto ciò che ha a che fare col co-working, tutto ciò che ha a che fare con un sistema che sostenga queste cose, io ovviamente penso che se ne possa trarre un enorme beneficio, perché dobbiamo però anche guardare ad un piccolo pericolo. Adesso faccio un po' la parte, come dire, del cattivo, ahimè, la situazione del mercato del lavoro è talmente difficile e devastata che io lo vedo anche dalle persone che si rivolgono a noi, come dire, per valutare se possono mettere in piedi un'impresa o meno. Tante volte effettivamente è una ricerca di un posto di lavoro in realtà, no? E questo, attenzione, in sé non è una cosa negativa, perché naturalmente qua si apre, ma del resto il tema era crisi, lavoro, innovazione, quindi ci siamo pienamente sul tema affidato, cioè dobbiamo tenere presente che l'autoimprenditività è molto importante, perché comunque può risolvere certamente su tutta una serie di piani le problematiche lavorative, però è anche altrettanto vero che noi abbiamo bisogno di aziende che poi si sviluppino, creino, come dire, profitto, assumano persone, investano, come dire, capitali. Qui non sono portatore, come dire, di un modello vetero ottocentesco, ma semplicemente di un modello che dice che, come dire, un'azienda si sviluppa sulla base della presenza di alcuni fattori, fra cui, come dire, ovviamente quello dell'imprenditore, quello delle persone che lavorano con lui, indubbiamente è un elemento di fondamentale importanza, perché sia nel pubblico che nel privato le cose funzionano sulle gambe delle persone. Cioè io resto molto fratto veneto, tutto quello che dico avrebbe potuto dirlo mio nonno, che faceva il contadino, diciamo, naturalmente l'avrebbe detto a modo suo, ma sono esattamente, diciamo, queste considerazioni che credo che tutti noi dovremmo tenere presente. Cioè i dati, io resto sempre un po' così, cioè la nostra regione non è una di quelle messe peggio, se è vero che quelli che sono senza lavoro e che hanno anche smesso di cercarlo e anche di studiare sono il 17% tra i giovani, contro la media nazionale del 23,9%, quindi del 24%, no? Quindi la nostra regione in qualche modo è una regione che dimostra di essere viva, per esempio, perché pensa comunque che su proiezione di fine anno 2014 il PIL, per quanto riguarda il Veneto, non dovrebbe essere, diciamo, negativo, era 0,5 a metà anno, più 0,5 a metà anno. E anche l'export, voglio dire, era comunque in crescita. Però certo, poi uno va a guardare, io non guardo solo il tasso di disoccupazione, ma guardo guardo quello di occupazione, che è il 63,8%, che significa che nella fascia 15-64 anni il 64%, un po' meno del 64% delle persone lavorano, è un po' bassino, bisognerebbe che fosse decisamente più alto. Nei primi trimestri dell'anno c'è stato un incremento anche delle assunzioni anno su anno, cioè rispetto all'anno precedente, anche a doppia cifra, cioè i primi due trimestri del 2014, voglio dire, le assunzioni sono state del più 11%, ma naturalmente queste cose valgono per differenza sempre, quindi voglio dire, le cessazioni sono aumentate del 10%, quindi c'è un minimo di saldo, ma insomma non c'è da essere, come dire, chissà quanto contenti, anche perché poi il saldo delle posizioni dei lavoratori dipendenti
mi riferisco al 30 giugno, questo è un dato del 30 giugno, è comunque negativo anche per valori assoluti, meno 5.600, che è un bel paesotto dell'Alto Vicentino, 5.600, e così via. Allora, cosa fare? È giusto anche per andare verso una conclusione. Allora, della nuova imprenditorialità e della sua importanza, ho detto, io riflettendo un po' anche le cose che fa il CPV, io metto l'attenzione su alcune cose che queste nuove imprese debbono necessariamente considerare, no? Perché penso naturalmente che queste aziende non siano solo aziende di servizi, ma spero che ci sia anche un po' di artigianato e di manifatturiero, diciamo, in mezzo, che è questa spina dorsale, come dire, del nostro territorio, e che a mio modo di vedere il nostro territorio non può abbandonare, perché se abbandonassimo, voglio dire, il manifatturiero, allora dovremmo inventarci veramente un'Italia e anche un nord-est completamente diverso. Penso che ci debba necessariamente essere una grande attenzione verso tutti i temi, così li cito in ordine sparso, tutti i temi della proprietà intellettuale e della proprietà industriale. L'Italia da questo punto di vista aveva tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento una grandissima sensibilità. Pochi sanno che l'Italia, come dire, quota parte proporzionalmente, ovviamente questi sono sempre dati relativi, brevetta meno adesso di quello che brevettava una volta. C'è una capitalizzazione di borsa inferiore a quella che aveva 120 anni fa. Queste sono le cose che dovrebbero veramente, come dire, farci pensare. Quindi una grande attenzione per essere sempre sul positivo ai temi della proprietà intellettuale, industriale, questo vuol dire per esempio anche una piccola azienda di servizi, adesso passo dall'altra parte e dico, non so, l'attenzione al marchio, il deposito del marchio, il rispetto delle regole naturalmente per gli altri e il fatto di poter chiedere il rispetto delle regole anche agli altri. Credo poi che il nostro sia un territorio molto importante, io credo molto che cultura e tradizione si riflettono nel prodotto. Non mi sorprende che ci siano dei gruppi internazionali che investono in maniera pesantissima sul nostro territorio e certi prodotti li fanno qua. Penso a Bottega Veneta, uno così per tutti visti i rapporti tra CPV e Bottega Veneta. Cioè, perché questi, voglio dire, producono qua? Perché questi investono, voglio dire, in formazione? Ecco, un'altra lancia che spezzo per la formazione. Attenzione, sbagliamo se pensiamo che la formazione non serva a niente e che bisogna fare gli stage. Voglio dire, qual è il confine fra la formazione e lo stage? Ci vogliono dei percorsi formativi. I percorsi formativi, voglio dire, devono mettere in moto sia l'emisfero destro che l'emisfero sinistro del cervello. Chi distingue tra aula e pratica non ha capito niente di formazione. Quindi l'altro tema è naturalmente quello di valorizzare questi valori del territorio e naturalmente anche di dare una grande attenzione al fatto formativo. Poi la contaminazione per me è decisiva, cioè bisogna coinvolgere gli imprenditori, bisogna coinvolgere, adesso possiamo parlare di impresa sociale, possiamo parlare di consorzi nel terzo settore, eccetera, cioè quando uso il termine imprenditore non uso, come dire, questo termine in senso ideologico, ma in senso molto molto pragmatico, quindi la contaminazione, la testimonianza, il dialogo, secondo me fanno cose veramente grandissime. Ovviamente io credo anche, come è sempre stato nel nostro territorio, credo molto nell'innovazione anche del prodotto. Quindi uno dei temi grossi oggi è come poter innovare il prodotto. E qua, naturalmente come CPV, noi abbiamo una metodica che si chiama TRIZ e che con molta fatica, come dire, stiamo portando avanti più che altro, come dire, attraverso proprio degli esperimenti mirati che noi chiamiamo cantieri.
cantieri artis, li chiamiamo, in cui praticamente si parte dai brevetti, cioè qua un altro grande tema è il brevetto come fonte di informazione sull'innovazione. Naturalmente questo non riguarda le grandi aziende, le quali hanno i loro uomini che studiano queste cose, usano dei software costosissimi e raffinatissimi, e quindi, ma nelle nostre piccole e medie imprese o anche le imprese nascenti è importante che siano concentrate anche nel prodotto, nella qualità del prodotto e anche naturalmente nella possibilità di fare innovazione. Allora l'innovazione si fa anche sapendo cosa fanno gli altri rispetto ad un certo prodotto. E quindi voglio dire, uno dei temi è anche quello di utilizzare delle metodiche che permettano di capire qual è lo stato dell'arte, no? Perché? Perché noi vediamo come a volte ci siano delle aziende che decidono di depositare un brevetto, magari lo fanno, magari poi cercano di ottenere anche il brevetto europeo, spendono 20, 30, 40 mila euro per arrivare alla conclusione che questa cosa era stata già inventata da qualcuno 20, 30, 50 anni fa. Quindi, come dire, ecco il tema della possibilità di usufruire delle informazioni che ci sono per fare innovazione. No, non è che questo ti risolve il problema dell'innovazione, ma ti aiuta, ti fa capire, è insomma una cosa che l'imprenditore veneto ha sempre fatto, comparando, magari senza utilizzare software chissà quali, voglio dire di chissà quale complessità, ma ha sempre confrontato i prodotti per innovarli. Conclusione è che io credo che sia cambiato il mondo, cioè io non penso che questa sia una crisi, penso che sia cambiato il mondo e che ne stiamo lentamente prendendo coscienza. Ci sono, come dire, cosa facciamo? Ci abbandoniamo al flusso e senza porci il problema di come venirne fuori o comunque di come poter fare con i nostri giovani. Ma io credo che gli spazi di miglioramento e anche, come dire, quelli innovativi siano molto alti e molto vasti. Io ho molto fiducia nei giovani. Noi abbiamo aziende che ci chiedono di fare dei seminari con i giovani, specie naturalmente come il CPV ci sono alcuni settori dove ci siamo un po' di più, tipo la moda, tipo il settore orafo, tipo altri settori che hanno anche un tasso ovviamente di creatività molto importante, e ci sono aziende che chiedono di poter fare il fine settimana con i giovani per sfruttare, tra virgolette, diciamo, le idee che possono venire fuori da certi workshop, no? Perché effettivamente i giovani hanno questa talentuosità. Naturalmente io ci vado con i piedi di piombo, perché sono contro lo sfruttamento degli dei giovani. Io ho visto alla scuola europea di design, dove ci sono i grandi brand che fanno queste cose, e devo dire che mi sono piaciute tanto, però poi dicevo, beh, ma insomma, non so, gli avranno dato una borsa, voglio dire, questa settimana qua, stitosi, oppure no, ecco. Quindi ci vuole anche, e qua chiudo proprio, un altro cavallo di battaglia del CPV è la responsabilità sociale d'impresa. Quindi tutto questo va condito con un'alta dose di responsabilità sociale d'impresa, che non è buonismo, attenzione, ma è il fatto di Dio, le società vivono su dei patti sociali o parasociali, e uno dei patti dovrebbe essere quello della responsabilità sociale dell'impresa, delle organizzazioni e degli individui. La mia opinione è che uno dei problemi più grandi del nostro paese è che questo patto sia stato negli ultimi 40 anni infranto sistematicamente, generando un debito pubblico mostruoso, che è fatto di tasse non pagate, di 12 milioni di pensioni erogate a fronte del versamento del meno del 20% del valore della pensione percepita, e se volete continuo con altre 15, 20, 30 di queste cose. Lì non c'è stata responsabilità né sociale né delle organizzazioni, voglio dire, nemmeno dello Stato e nemmeno del cittadino. La cosa non sta più in piedi, ben venga un cambiamento responsabile. Con fiducia e ottimismo
i nostri avi ce l'hanno avuta molto più dura di noi, e io sono convinto che noi ne andremo fuori positivamente.